Oggi a Marsala, all'Istituto Agrario Abele Damiani, il secondo congresso del tavolo permanente delle professioni tecniche della provincia di Trapani. Il congresso che ha come tema le professioni tecniche per la sostenibilità del territorio. Con noi il portavoce del tavolo permanente delle professioni tecniche, il dottore geometra Francesco Parrinello. Da dove nasce l'esigenza oggi di riunire qui tutti i colleghi e parlare di sostenibilità? Vogliamo dare un segnale importante e forte alla società e del ruolo che le professioni svolgono nel campo sociale. Riteniamo di avere le capacità e le qualità per dare dei suggerimenti alle amministrazioni e alla società tutta di come bisogna intervenire sul territorio per salvaguardarlo e per avere una progettazione sostenibile. Questo è un elemento fondamentale, lo dicono le linee guida dell'Agenda 2030 che porta dei segnali importanti di quelli che sono principalmente gli smart city e quindi delle città intelligenti. Ora abbiamo una urbanizzazione notevole, tutti si spostano a vivere nelle città e quindi l'insediamento è notevole, bisogna garantire i servizi e garantire una città vivibile a misura d'uomo e questi sono i concetti fondamentali di cui dobbiamo portare avanti. E le nostre professioni diverse, diciamo fra di noi, che siamo 8 categorie professionali del tavolo permanente, cerchiamo di dare e mettere a frutto con dei suggerimenti, con dei progetti importanti d'eccellenza, con dei relatori altrettanto d'eccellenza per dare dei segnali importanti e far capire alla società tutta e all'amministrazione e quindi agli enti locali che bisogna interagire anche con le categorie professionali. Lei diceva, accennava al fatto che il tavolo permanente è composto da diversi ordini e collegi professionali, 8 in tutto, quindi tante professioni diverse ma che insieme vogliono ragionare sul futuro del nostro territorio. Sì, allora noi nel 2017 abbiamo pensato di costituirci insieme e costituire, diciamo, il tavolo permanente delle professioni tecniche, 4.150 professionisti su tutto il territorio della provincia di Trapani, ingegneri, architetti, geologi, agronomi, geometri, periti agrari, periti industriali e agrotecnici. Mettere insieme le esperienze, le conoscenze che abbracciano tutto quello che è la competenza dell'area tecnica. Questa è una cosa fondamentale, d'altronde insieme ci completiamo e ci integriamo, questo è un fattore fondamentale. Al termine dell'incontro presenterete una mozione? Sì, la mozione è la sintesi e il frutto di quelli che sono l'esperienza, la cultura, le conoscenze e le capacità che ogni categoria metterà in atto e suggerirà. E naturalmente faremo, non so, 4-5 punti di sintesi per lanciare un messaggio sociale, naturalmente ai cittadini, alla società tutta, ma principalmente all'amministrazione pubblica, che ritengo debbano avvalersi, lo prevede anche la Costituzione, nel principio di sussidiarietà, debbano avvalersi, sia giusto che si avvalgano delle libere professioni e quindi di questa grande bagaglio, di questa grande esperienza che le professioni hanno. Tra i relatori del secondo congresso del tavolo permanente delle professioni tecniche c'è anche l'architetto Anna Carulli, che è presidente dell'Istituto Nazionale di Bioarchitettura. L'architetto Carulli parla oggi di ecologia nel progetto, ecosostenibilità e biocompatibilità. Architetto Carulli, voi siete stati i primi a introdurre il termine bioarchitettura. Di che cosa si tratta? Sì, in effetti l'istituto nasce a Bolzano nel 1990 e introduce il termine in Italia allora di bioarchitettura, bio prima di architettura, proprio per segnalare il bisogno, quindi nella visione del domani dell'architettura, di un'attenzione maggiore alla natura, alle relazioni dell'uomo, quindi l'uomo al centro dell'habitat e quindi anche della tutela del territorio, del paesaggio, e quindi parliamo di tutti gli inquinamenti. Quindi diciamo che voleva nella sua nascita attirare l'attenzione su alcuni temi che poi chiaramente dopo 29 anni vengono definiti praticamente i principi di bioarchitettura applicati al costruito. E il termine bioarchitettura è un marchio registrato che però ci fa piacere che venga utilizzato ormai da tantissimi anni dagli ordini professionali e si entra, diciamo, in sinergia. L'istituto, comunque ci tengo a dirlo, visto che siamo qui in un contesto delle reti professionali molto importante, una sinergia fra gli ordini professionali, l'istituto è un istituto multidisciplinare, cioè racchiude tutte quelle competenze proprio di specialisti, di esperti dei diversi ordini professionali. E quindi, diciamo, come dire, abbiamo un po' anticipato i tempi negli anni 90 di quelli un po' che è il principio delle reti delle professioni.
Architetto, oggi si parla tanto, come diceva anche lei, di creare, di progettare, di immaginare città dove l'uomo è al centro ma dove ci sia anche un maggiore rispetto per il territorio e l'ambiente. È possibile coniugare questo con il livello di tecnologia, di innovazione a cui siamo giunti oggi? È possibile immaginarlo anche in tempi brevi? È una bellissima domanda. Intanto bisogna dire sì, che attraverso la tecnologia e i nuovi sistemi costruttivi applicati alle nuove tecnologie, basti pensare all'evoluzione di quello che è stato le costruzioni delle case in legno, che dico canonicamente si pensa alla baida, mentre c'è tutta una tecnologia importantissima che in questi anni ha approfondito proprio le performance del pacchetto, no? del pacchetto della sui materiali e sugli impianti del sistema edificio che entrano in sinergia. Questo è un esempio palese della tecnologia che può dare degli standard e performance, sempre riferendosi all'ecologia nel progetto e alla sostenibilità, sia sui materiali e sia praticamente nel funzionamento e nella ricaduta sull'uomo che comunque è cittadino, che su cui ha una ricaduta sia sulla salute e sulla sua qualità di vivibilità negli edifici. Sicuramente il nostro, diciamo, il principio dell'istituto era da una parte recuperare i sistemi costruttivi tradizionali, i propri principi nella sostenibilità dell'applicazione, ma è chiaro che nella sinergia, dopo chiaramente 30 anni di studi e di praticamente che sono andati verso una tecnologia abbastanza specialmente a livello impiantistico, si è riusciti a raggiungere dei grandi standard, la coniugazione dei due elementi proprio è la base dell'ecosostenibilità e della biocompatibilità, che è la sinergia di questi fattori.